Il primo elemento è cercare di continuare a marcare il confine tra ciò che consideriamo informazione, che è uno strumento al servizio dei cittadini per capire quello che accade e quindi prendere decisioni di conseguenza, e la comunicazione, che invece è uno strumento legittimo ma che serve ad altri scopi, ad altri fini, ad altri soggetti. Vale la pena di ribadire un principio forte, il principio che l'informazione è necessaria per la libertà, che fare informazione è un mestiere, che per questo va retribuito, e che la qualità può effettivamente vincere sulla quantità e sulla fruizione libera. I conflitti che spesso ci sono sui territori sono proprio legati alla capacità retorica di una parte rispetto all'altra, e come questo possa influenzare quei cittadini a fare dei ragionamenti e condizionare questi ragionamenti. Io ho sempre pensato che tra comunicazione e informazione ci passi una bella differenza. Puoi comunicare anche dalla fuffa, l'informazione è un'altra cosa. Quando la quantità di informazione che ci giunge addosso è così ampia, allora diventa difficile selezionare. Il vero problema, il cuore del mestiere del giornalista oggi è selezionare, capire cos'è importante, cos'è veramente notizia. I telegiornali sono utilizzati per informarsi abitualmente dal 60% degli italiani. La seconda fonte di informazione, con il 35%, è Facebook. Balza al 48,6% per gli under 35. Si è imposto un modello economico senza che se ne capissero fino in fondo le conseguenze. Io credo che ormai dobbiamo iniziare a distinguere, e dobbiamo iniziare a distinguere da quei siti che in qualche modo consolano il lettore, danno letture facili, letture preconcette, quelle che in qualche modo ci convincono, ci supportano in idee che abbiamo già, ma andare verso quelle testate che raccontano i fatti e non certamente le opinioni per come sono, a volte smontando anche le nostre certezze. Se io mi informo attraverso Facebook, ma Facebook, non ritenendosi un canale di informazione, non filtra i contenuti suddividendo in roba e informazione, a quel punto tutto è uguale. Il modello prevede due cose: uno, che più viene cliccato più ha successo, il che vuol dire che io che produco quel contenuto e lo faccio esclusivamente per avere un introito monetario grazie alla pubblicità, strutturo quel contenuto non con i canoni della buona informazione, quali sono i fatti, sono stati verificati, quali sono le fonti, qual è lo scopo, è davvero notizia, non lo è, eccetera, eccetera, ma con l'unico scopo di aumentare la portata di visibilità di quel posto, di quel pezzo, d'accordo? Quindi i contenuti mi interessano relativamente. Non siamo più nell'epoca in cui c'era lo scontro tra carta e digitale, siamo nel momento in cui c'è lo scontro tra un'informazione di qualità e quindi un'informazione che viene remunerata adeguatamente e un'informazione che invece di qualità non è. Il futuro probabilmente è esclusivamente digitale, la carta sarà solo per pochi, nessuno, come dire, ha la passione per il passato, ma una cosa su cui non si può transigere è che la qualità prevede competenza, la competenza prevede lavoro e il lavoro prevede la remunerazione. Oggi ci sono circa 50.000 giornalisti attivi in Italia, 2/3 di questi sono autonomi, quindi sono dei freelance. L'80% degli autonomi guadagna meno di 10.000 euro l'anno. Non è nostra facoltà imporre ai lettori di comprare la carta, certamente però lo è chiedere loro di riconoscere il nostro lavoro. Quindi se sempre meno gli editori, e aggiungo i giornalisti, lavorassero gratis, se posso usare questa espressione, io credo che un segnale si darebbe, posto che la necessità e il bisogno di informazione è un bisogno che tutti quanti abbiamo.